La verità è che io non sono uno storico della filosofia, non sono un filosofo, io sono un raccontatore. Quando ero piccolo, non era la balia che raccontava le fiabe a me, ero io che le raccontavo alla balia. Ingegnere, sceneggiatore, scrittore, attore e regista. Il maestro Luciano De Crescenzo. Ci sono due bar, quello e quello. E dissi, un caffè, quello tutto incazzato. Ho capito, un caffè, basta. Si è perso 40 anni di caffè. Perché vado sempre a quello. L'ospite di questa sera ha esordito nel 1977 con Così parlò Bellavista, un'opera che in pochissimo tempo ha avuto un successo internazionale. Luciano è innamorato della sua città e di quello che rappresenta la sua città, cioè la poesia, che la poesia è più importante perché è più alta della scienza. Ma io non mi ricordo, ma tu sei stato in guerra? Ma tu sei pazzo. E quindi un giorno gli ho detto, sai Luciano, tu sei l'amante più vecchio che ho avuto. E lui mi ha risposto, anche tu. Mi hanno chiesto, ma lei come fa a scrivere così semplice? E io ho detto una bugia, ho detto, perché la faccio leggere a una persona ignorante. Se lei la capisce, allora la capiscono tutti. A proposito, la posso far leggere?